breve osservazione organizzativa. Io sono sicuro che se qui ci sono 130 persone, 130 persone vorrebbero esprimere il loro sentimento di gratitudine per Vittoriano. Qui invece vogliamo cercare di andare oltre, pur conservando questo spirito di commemorazione, che secondo me è un richiamare i nostri cari alla nostra presenza. Io oggi invece gli interventi, a parte quel settore dei nostri incontri, del nostro intervento, avrà ancora il richiamo alla commemorazione, noi vogliamo oggi fornire di lui la biografia intellettuale del nostro amico scomparso. Nei lontani anni 40 del secolo scorso, Cesare Pavese scriveva che un uomo vale per il ricordo che porta e per il ricordo che lascia. Ne doveva sapere qualcosa Vittoriano se da lì a qualche anno, nel 1952, dedicava proprio allo scrittore piemontese una tesi di laurea che ha discusso a Roma con due eminenti professori di allora, Natalino Sapegno e Alfredo Schiaffini. Il risultato di questo suo lavoro si proietta oltre non solo la Massica, di cui è il più, a mio parere, il più eminente intellettuale e scrittore, ma va oltre, si indirizza verso la cultura nazionale e forse anche quella internazionale. So, per esempio, che in Brasile lo ricordano volentieri, è venuto alla Fondazione Matteotti, di cui sono presidente, una scrittrice brasiliana che sta lavorando sul Silone, ma nello stesso tempo diceva che si serviva del contributo di Vittoriano Esposito come la chiave più idonea per aprire la serratura di questo personaggio, Ignazio Silone, di cui in verità qualcuno cerca più di chiuderla la serratura che non aprirla, di chiuderla, perché come sapete Silone è l'oggetto di una grande ammirazione da parte di molti, ma anche di discredito da parte di qualcuno. Vittoriano Esposito, già presidente onorario del Centro Studi Ignazio Silone, insignito del premio Fontamara, un premio indirizzato ai più competenti studiosi del grande marsicano. Data la mia cultura siloniana, dato anche il contributo che ho cercato e continuo a cercare perché questo messaggio di Silone, la figura di Silone, possa ancora rappresentare un riferimento, non dico per noi che rappresentiamo una generazione che già possediamo questa immagine, ma per i giovani che dovrebbero non dimenticare nel momento in cui molti, attraverso il discredito, in realtà agiscono per farlo dimenticare. Perché? Perché se dovessimo accettare in pieno quello che è stato detto di Simone a proposito dei tradimenti, eccetera, noi dovremmo dire che è meglio non parlare di Simone, così ricordiamo soltanto quella parte che ci appartiene come ammiratori del suo. Chi ha portato il contributo più grande per la diffusione del ricordo di Ignazio Silone è proprio Vittoriano Esposito. Questo è inequivocabile. È vero che c'è chi ha lavorato per ridare a Silone la propria integrità, la verginità, direi, di uno scrittore che mai ha contaminato questa sua essenza di moralità e di intellettualità che è quello che fa di lui uno
degli uomini più rappresentativi della cultura italiana e internazionale e che noi dovremmo, come dicevo, cercare di far crescere sempre di più. Essendo davvero un uomo vale per il ricordo che porta, Vittoriano ne ha portato dei ricordi, primo fra tutti il ricordo dei letterati, degli scrittori abruzzesi, che sono stati numerosissimi e che Vittoriano ha commentato in molte delle sue opere, da poeti marsicani a Parnaso d'Abruzzo, a penultime note di letteratura abruzzese, alle numerosissime monografie che ha scritto sui vari autori, e poi a quel suo capolavoro, lo chiamo il capolavoro finale, ecco, quello che riguarda l'altro Novecento edito dalla Bastoggi in 11 volumi. L'ultimo è uscito, mi pare, l'anno scorso. La nostra gratitudine per Vittoriano va al di là di ogni immaginazione. E noi non possiamo dimenticare che il suo silonismo, se possiamo adoperare questa parola, è dato proprio dal fatto che tra lui e Silone c'era una identità interiore, cioè avevano la stessa crescita intellettuale. Non dimentichiamo che Silone è l'equivalente antropologico dei Cafoni della Massica, ma a livello intellettuale. E lo stesso Vittoriano, lui ricorda in una intervista, dice: mio padre e i miei erano contadini. Ma poi chiarisce che non erano dei contadini, dei Cafoni di cui parlava Silone, ma era invece, aveva una radice che è la radice stessa di Silone. Bene, noi questo non lo possiamo dire. E anche se la grandezza di Vittoriano Esposito, se da un punto di vista della intellettualità in generale si nutre proprio di questa parentela ideale con Silone, c'è il suo lavoro filologico, il suo lavoro di letterato. La produzione letterata, ne abbiamo visto qui un esempio, una parte, è enorme, immenso. Se uno vuole conoscere con lo spirito di una adesione viva, non come pura letteratura astratta, formale, Pavese e altri, Leopardi ed altri, deve leggere quegli scritti che sono gli scritti di Esposito, di Vittorio. In effetti è proprio la stima incondizionata per Silone, uomo, politico, pensatore e scrittore, nutrita e difesa da Vittoriano sin dalla sua giovinezza, a spingerlo a dedicare allo scrittore marsicano più di 30 anni di intensi studi e a produrre una sterminata bibliografia, libri, saggi, articoli, recensioni, interviste, antologie, e finanche tra il 1997 e il 2005 la rivista che citava adesso il nostro amico, I Quaderni Siloniani, organo ufficiale del Centro Studi e rassegna semestrale di informazione e di articoli inerenti tematiche e problematiche siloniane, fondata e diretta prima con Luce Leramo, la prima studiosa dell'opera completa di Silone fino al 1971, l'anno in cui esce il suo volume, poi con lo storico Giuseppe Tamburlano. E quindi è un uomo, direi, tutto tondo. È quello che Schiller chiamava l'uomo assoluto, lo scrittore assoluto, cioè colui che può riflettere in sé, può rispecchiare in sé l'intero mondo, l'intera esistenza. E anche se l'esistenza di cui parla Vittoriano sembra essere un'esistenza agli occhi dei letterati
Pocchiosi, l'intellettuale della mastica, in verità questa espressione è la peggiore valutazione che si potesse dare di lui e della sua opera. Perché questo lo dobbiamo ricordare. Poi in genere si dice chi produce molto approfondisce poco. No, Vittoriano produce molto e quel molto è il frutto dell'approfondimento. Per una ragione molto semplice, perché lui aveva due amori, la letteratura, la cultura e la moglie. Viveva di queste due cose. Si alzava all'alba, la moglie gli portava il caffè, poi si metteva sui libri e la giornata passava così. E tutto quello che accumulava nel questo lavoro di profondità intellettuale lo riversava nei momenti in cui ci vedevamo un po' tutti insieme per parlare di cultura. Pescina ha Mazzarino, certamente, di cui ne facciamo un grande danno, ma ha Silone e il suo, come dire, vorrei adoperare una parola che sembra brutta, il suo compare, cioè colui che sta sempre con lui. Questo è quello che ai miei occhi ha sempre rappresentato Vittoriano Esposito, della cui eleganza, persino nel vestito, guardate queste foto, non so, persino nel vestito, ma l'eleganza nel parlare, l'eleganza nel rapporto umano, l'ha detto bene lui in questo filmato, il comunicare senza superbia. Non ho mai sentito da lui parlare male di un collega, mai. Perché? Perché alla letteratura, come alla vita, dava una regola fondamentale, la moralità del vivere. E anche questa è la ragione per cui l'esperienza politica che ha fatto per 15 anni, mi pare, è un'esperienza politica che doveva concludersi, anche se lui fu portatore, come ha ricordato, di un successo per il Partito Socialdemocratico, dove il povero Silone fece una figura, che prese mi pare 100 voti o di meno, anche di meno, eccetera. Lui rappresentò questa adesione politica ad un partito che era il nemico, che era guardato come la peste della cultura dal Partito Comunista. Lui accettò di muoversi in questa riflessione politica, per cui la sua posizione politica gli fu di monito a non andare oltre una esperienza che già viveva in sé, presentava in sé quell'elemento della partitocrazia di cui lui come Silone erano i nemici più afferra. Un signore alto e distinto, l'aria saggia e rassicurante, mi si era avvicinato e quasi senza parlare mi aveva tranquillizzato con la sua semplice compostezza, il suo equilibrio, la sua signorilità. Quel signore era Vittoriano Esposito.